Allora, voi sapete che comunque nello staff ci sono, anche loro sono degli artisti, e io qui chiamerei subito tra poco il nostro fotografo Giuseppe Pelosi, che ci farà ascoltare qualche poesia, che daremo la macchina fotografica a Daniello. Allora, ecco, già si è emozionato. Allora Giuseppe, dovete sapere che lui comunque ama molto Edoardo Totò Troisi, che da ragazzo appunto lui ha, diciamo, ha conosciuto e insomma. Allora, siccome io quest'anno gli ho dato poco spazio, devo dire la verità, e me ne scuso, perché no, no, purtroppo le richieste sono talmente tante, a volte devo cercare di coordinare un po' tutto, perché ovviamente in uno spettacolo devo mettere un momento di poesia, un momento di teatro, un momento di canzone, perché non è che posso mettere 10 poesie e solo una canzone, giusto? No, no, c'è un po' di tutto, ci vuole. Allora, quindi gli ho dato un pochino di spazio in più, lui ci farà ascoltare L'amore che dè. E Margherite, io volessi trovare pace. Poesie del grande Edoardo. Signore e signori, Giuseppe Pelosi. Grazie. Allora, si sente questo qua? Sì. Avvicinati. Allora, sì. Io le saprei pure a memoria, però un supporto è meglio, perché da una vita che le so tante e non vorrei sbagliare. Edoardo scriveva tantissime poesie e tra tante mi sono piaciute queste tre, che già ci fanno capire qualche cosa di come funzionava all'epoca. Una si intitola, per l'appunto, come ha detto la nostra Carmen, L'amor cre. Scusate, sapete l'amor cre? L'amore è una cosa che adora di rosa, che rosa non è, Anduine cre è rosa. E scusate, sapete perché? È rosa il colore che serve per amore. L'amore non c'è, si rosa non è. L'adora, e che c'entra si rosa non è? Perché rinca maggio se piglia coraggio, sentendo l'adore te nasce l'amore. E a maggio soltanto, e sapete perché? Ma è maggio pananna per chi lo cos'anna, per chi non va bene, sto mese non viene. E senza l'adore l'amore non c'è, non c'è, perché amore è forte il dolore, che pare una cosa che adora di rosa. Poi, sotto forma molto metaforica, Edoardo già ci faceva capire a suo tempo come la vita gli va innanzi a botte e imbrogli, come dicevamo noi. E con la sua arte, con la sua filosofia, scrisse questa poesia intitolandole E Margherita. Pure io, quando ero ragazzo, faceva mamma, non mamma, mamma, ma non nasceva mai, mi ama. E lui, in coppa su fatto, faceva questa poesia E Margherita. Una Margherita innamorata a coglie e a sfron, sì, ma no, come facci? Ma faccio conto con tutti i fron, sono sicuro che mi dice sì. E tutto il giorno faccio solitaria, ne saccio tanto, ma a modo mio sì. Se non mi esce, se però contrario, imbrogli le carte, io faccio di che sì. Se io solitario lo faccio senza imbrogli, che dici tu, potessi riuscire? E se sfronnasse senza conto e foglie, fa tu che la Margherita dice sì. Ehi, c'è sempre lo. Allora viaggia, fa broglia, Gianna. Questa qua, aspettate un attimo. Questa qua è un po' più lunga, eppure la potrei recitare, però è meglio un po' su po'. Diceva sempre, volessi trovare pace. Si intitola proprio così. Allora, io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Una mezza a tanta porta sarà vessa per campò, sarà vessa una mattina di primavera, e arrivasse fino a sera, senza rì, zarrato là, senza sentire più la gente che dice i facci ricca, senza sentire l'amica che ti viene a consigliare, senza sentire la famiglia che dice ma che fatto, senza scendere più a patto che la coscienza e la dignità. Senza leggere il giornale, la notizia impressionante, che non vuoi per tutto quanto e non viene che ci fa. Senza sentire il dottore che ti spiega la malattia, la ricetta in farmacia, l'onorario che ha papà. Senza sentire sto cuore che ti parla di Concettina, Rita, Brigida, Nanni, questa sì, che l'altra no. Senza sentire più niente, perché insomma si vuole pace e non sentire più niente. E spera casualmente, ben amore, tanto meglio.
Io volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una mezza tanta porta sarebbe per campò. Sarebbe una mattina in primavera e arrivasse fino a sera, senza rì. Serrato là! E invece no. Bravo Giuseppe! Grazie, siamo bravi Edoardo che ci dà questi regali. Vedi, questa sera ti ho dato grande spazio. Era Giuseppe, questo lo dai a tua madre. Chi lo do? Mia sorella, questa è tua madre. Tua madre, questo è per te. Grazie. Grazie a voi, grazie sempre. Bravo.